Non si chiude il caso del derby Giulianova Teramo. Questa mattina il questore Carmine Soriente ha annunciato nuove sanzioni e nuovi DASPO, conseguenza degli scontri tra i tifosi avvenuti il 4 febbraio prima della gara di eccellenza disputata allo stadio Rubens Fadini. Confermati 5 arresti, la novità sono i 36 provvedimenti amministrativi, 26 DASPO, 19 per teramani e 8 per giuliesi, 15 con l'obbligo di firma. Il divieto di accedere alle manifestazioni sportive va da un minimo di 2 a 8 anni. L'età compresa è variegata e tra i DASPO c'è anche un soggetto minore. Sì, sono 26 DASPO emessi nei confronti di altrettanti soggetti responsabili degli atti di violenza che si sono registrati prima dell'incontro di calcio Giulianova Teramo. Sono, se non vado errato, 19 nei confronti di teramani e i restanti nei confronti di soggetti del Giulianova. Il range di divieto va da 2 anni nei confronti, c'è anche un soggetto purtroppo minorenne, c'è un ragazzo minorenne e ci sono soggetti che erano già stati precedentemente gravati da altri provvedimenti simili, per cui la modulazione ovviamente si va dai 3 agli 8 anni di interdizione ad assistere alle manifestazioni sportive. Il questore ha emesso anche un DASPO non in contesto per un tifoso teramano che nei giorni successivi alla gara si aggirava per i locali del capoluogo di provincia armato di mazza da baseball alla ricerca di tifosi giuliesi. Inoltre nella gara di Coppa Italia del 17 gennaio un tifoso giallorosso è stato identificato e anche lui punito con il DASPO. In tutto questo, come vi dicevo in conferenza stampa, c'è un provvedimento anche di DACUR che è il divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di questo soggetto che, lo dico sorridendo, ma per l'evidente, come dire, follia, girava per i locali di Teramo con armato di mazza da baseball alla ricerca di segnalati tifosi giuliesi da pestare. Il pronto intervento dell'Ufficio Prevenzione Generale ha evitato che potesse succedere qualcosa di questo, anche per dare il senso delle persone e del senso di sportività con cui andiamo ad avere a che fare. Nei confronti di 7 soggetti ho emesso anche degli avvisi orali, vista i comportamenti di uno di questi soggetti, quindi ovviamente è un invito a tenere un comportamento più consono al rispetto delle norme della civile convivenza.